Ciao, dopo veramente tanto tempo ricominciamo con un po' di dirette. Questa è veramente veramente speciale. E il mio amico Enrico Lazzarri è stato così gentile da prestarsi, come vedrete non per la prima volta, a fare una bella registrazione in cui ci parla di balestre. Questa volta è qualcosa di eccezionale, lui credo sia, direi, uno dei principali esperti europei a riguardo. Ha fatto delle riproduzioni pazzesche, fa delle lavorazioni veramente incredibili, ma soprattutto è giovanissimo, spigliatissimo, e io mi sono divertito da pazzi a fare questa registrazione. Però proprio perché ci siamo divertiti tantissimo, siamo andati veramente lunghi, quindi prenderò tutto il materiale che abbiamo girato, lo spezzerò in tre parti, da più di un'ora l'una. Veramente dense, dense, dense di informazioni, e poi come al solito si faranno un po' di pillole, qualche piccolo ritocco e niente, buona visione. Un po' più sfocato però, no? Eh sì, e tu sei diventato in 4 terzi, non sei più in 16 none. Che, perché? Oh, aiuto! Sono più piccolo? Sei, sì, sei tipo tagliato di lato. Cosa ho Anche la mia fatto? voce è cambiata? No, non faceva bene! Ma che cacchio ho fatto? No, questo sono io che devo aver toccato qualche. Questa parte guai a te se la tagli, è fantastica. Questa la te. Ok, no, sei ricomparso, non so perché, ma sei ricomparso in te. A posto. A posto, adesso sei in A posto. 16 noni, non si sa. Vabbè, ma perché? Non lo sappiamo. Quando le cose si sistemano da sole, comunque è importante poi non toccare più niente. A posto così. Ah, aspetta, batteria quasi scarica. Ma no, non ho collegato il PC alla corrente, tipo la cosa più Aia. importante di tutti. Aia. Sono gli ultimi Ah. secondi assieme. Ciao a tutti, è E stato un tipo, ciao. piacere. Abbiamo iniziato la registrazione. Ok, ho connesso. No, ce Ce l'ha l'ho fatta, mi tocca fare fatta l'intervista. No. in tempo. Ok, ci siamo. Ho messo a caricare il PC. Funziona tutto. Adesso sicuramente cadrà la linea internet. Ma Enrico. minimo. Ma adesso, visto che diciamolo a tutti quanti, che è la prima volta che ci vediamo cercando di fare Assolutamente un'intervista. sì, è la prima volta. Ah, ho detto, diciamo la verità. È la Neanche. seconda. Neanche quella, no, è la terza volta che ci proviamo. È Dai. la terza volta. Oh, si dice che il 3 sia il numero perfetto. Sì, 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 sì. no? Vai. Enrico, Beh. allora, prima cosa ti devo dire, grazie per la pazienza, per essere arrivato alla terza. No, grazie a te per la perseveranza, perché cioè, veramente hai un talento che si chiama perseveranza, la voglia di provare, provare e di mandare avanti le cose anche quando il destino non vuole, capisci? Sei bravo, bravo, grazie Ok, qui a Roma la chiamiamo faccia da culo, però ok, a te. No, perseveranza mi piace. no, 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 molto apprezzato invece. Enrico, parlaci un secondo di te, perché io non so veramente come presentarti, perché mi verrebbe a dire balestraio, ma balestraio mi pare troppo riduttivo, forse ricercatore sulle balestre, non lo so. Guarda Jacopo, io tanto tempo fa mi sono avvicinato al mondo della ricostruzione storica, no? Come tanti, e ho trovato, ci si guarda un po' intorno, no? Si prova a costruire un po' questo, si prova a costruire un po' quello, in effetti ho un pochino di pratica fabbrile, come infatti è argomento delle nostre conversazioni sul come fare questo piuttosto che quello, eccetera, eccetera. E ho un pochino di pratica un po' dappertutto, sia nell'incisione sul cuoio piuttosto che altre cose. A me capita di solito che quando finisco di trovare le cose che mi incuriosiscono su una particolare lavorazione o altro, un po' perdo l'interesse e passo a una lavorazione successiva. Quindi quando ho imparato a sbalzare il cuoio, dico che palle, bene, una via Avanti un e altro. impariamo. Quindi è un regime di eterna insoddisfazione, d'accordo? A cui auguro a tutti di non entrare mai. È terrificante, veramente. Oh, non c'è mai pace, non trovo mai pace. E una delle cose che non mi ha mai dato pace sono le balestre, perché santa pace, dopo anni e anni e anni che le faccio, non ho ancora finito di imparare. E questa dovrebbe essere una cosa positiva, e invece no, è una tragedia. Non ne posso più, non ne posso più.
l'incubo, dovrei stare lì tutti i giorni, tutto il giorno a ricostruire, ricostruire, a vedere, riverificare. Il punto è che ho scoperto un mondo ancora ormai 10 anni fa che era, non dico completamente sconosciuto, perché naturalmente le repliche delle balestre in giro per le rievocazioni c'erano. Naturalmente le ho copiate anche io, le ho viste, le ho copiate, però come quando facevo un pugnale, provavo a forgiare il pugnale, no? Prendevo una foto del reperto, la stampavo in grandezza naturale, lo mettevo di fianco per cercare di farlo più o meno simile, difficilmente sono riuscito a trovare dei reperti di riferimento, ok, validi per le cose che vedevo durante le rievocazioni. Quindi andavo alla rievocazione, vedevo la spada di XY, ok, quella con la coda di pesce dorata, l'essa dorata che conosciamo tutti quanti, la famosissima, piuttosto che il tipico stocco della collezione Tatatan che è famosissimo, piuttosto tutte quante le cose di Castelcoira che sono tutte famosissime, ogni volta praticamente sembra una sfilata. Viste. Sì, sì, ma sembra una sfilata. Sono fantastiche le rievocazioni ultimamente perché la qualità è aumentata notevolmente negli ultimi anni e a volte rievocatori diversi si trovano con la stessa replica fatta da artigiani diversi e si commentano su questo, su quello, a chi il ha dettaglio. Sì, il dettaglio meglio fatto bene, eccetera, eccetera, più questo, più quello e tante altre cose. Quindi, anche se comunque è un ambito estremamente serio, comunque è anche molto piacevole perché c'è anche ci sono tutta una serie di sfumature che permettono di vedere certe cose, eccetera, eccetera, informarsi, e ognuno, diciamo, si costruisce la propria conoscenza e si diverte, che è l'unica cosa che conta davvero, perché altrimenti se non ci si diverte. Okay. Quando però ho notato, tra virgolette, beh, intanto le balestre sono estremamente rare nelle revocazioni perché godono di tutta una serie di difetti, quindi non è che ne godono, insomma, vabbè. Purtroppo sono estremamente potenti, difficili da usare, pericolose da usare ed estremamente costose, sempre, perché sono costosissime. Ma come, scusami, ci sono quelle bellissime balestrine che si prendono a Gubbio per 50 euro, no? 60 sì, euro. Sì, no, ma va bene, se volete quelle, prendetevi quelle, non c'è nessun problema, nessun problema. Però sì, è una, e quindi è difficile usarle, è difficile farle vedere al pubblico, godono veramente di un marasma di difetti che le rendono un argomento un po' X, mentre con archi e frecce, ad esempio, ogni tanto c'è il campo da tiro, e neanche questo è scontato nelle rievocazioni, perché è comunque una cosa pericolosa. Per le balestre invece, diciamocelo, io in Italia forse quasi mai, ok? Raramente, all'estero sempre, in Svizzera ad esempio, perché esco spesso con, cioè uscivo con la compagnia di San Giorgio prima del Covid, però lì c'è tutta una legislazione e un'idea della pericolosità che è completamente differente rispetto alla legislazione italiana. Infatti lì la polvere nera è acquistabile, le armi a polvere nera possono essere comprate, acquistate e utilizzate durante gli eventi, non c'è nessun problema, non c'è nessun problema, è una cosa, è un mondo un po' a parte, ma d'altronde è uno stato diverso, con leggi diverse, in cui non solo tutti hanno fatto servizio militare, ma sono in servizio militare permanente, quindi è tutta una concezione completamente diversa da quella italiana, sì. E quindi tutta questa serie di difficoltà, secondo me, hanno un po' ritardato la scoperta della ricostruzione della balestra in sé, insomma. Poi non solo, io ti interrompo un secondo. Secondo te c'è anche un discorso di come posso dire, di pubblicità diversa, cioè mentre a un evento di rievocazione anche il pubblico la spada la nota subito, eccetera, eccetera, magari la balestra viene gode di un po' meno fama, forse. È vero, è vero, è vero. No, è vero. Sì, penso che tu abbia assolutamente ragione. Nonostante sia una delle armi assolutamente più iconiche del Medioevo, perché la spada, ad esempio, c'è ovunque. C'è persino adesso la spada nel panorama militare. Sono spade da parata, ma ci sono ancora, ok? E l'armatura è la stessa identica cosa, perché comunque è presente persino ora l'armatura, perché
Quando la gente che si appassiona di carri armati, di cosa si sta appassionando se non di armature meglio sviluppate, capito? Però effettivamente la balestra, nonostante sia così emblematica, così iconica per l'aspetto medievale, è completamente, sì, è in secondo piano, diciamo. Non gode del romanticismo dell'arco e delle frecce, perché in praticamente tutti i film, credo, l'arco e le frecce hanno sempre dei ruoli estremamente romantici e sono per qualche ragione dati a ruoli o femminili o di persone non forti come una persona che brandisce una spada, perché c'è questa concezione che è sempre presente all'interno delle cinematografie. Vero. Per qualche ragione, poi io di là ho un longbow da 100 libbre, d'accordo? Nessuno dei miei amici riesce a tenderlo. Ed è assolutamente un libraggio consueto all'interno di un panorama medievale, cioè proprio assolutamente consueto. Sono andato a trovare Poletti, che è della Poletti Archery, ed è un straordinario produttore di longbow in tasso, oltre che di archi compositi, e è famosissimo in tutta Europa, e lui fa longbow che arrivano, beh, ne ho visto uno da 170. Wow. E ci sono svariati filmati su YouTube dove mi ricordo anche il cognome, ma non importa. Dove personaggi li tendono, d'accordo? E sono tutti quanti personaggi che sono estremamente composti. 170 libbre. Sì, ma sono. Quindi, questo fa capire quanto la cinematografia o quanto comunque ci porti, tra virgolette, un po' lontani da quello che doveva essere il panorama effettivo veritiero nel Medioevo. Poi ho letto degli articoli ad esempio sulla nave affondata nel La Tamigi, Mary Rose, la Mary Mary Rose. Rosa, esattamente. È famosissima proprio perché si sono trovati i resti e nonché alcuni degli archi, qualche freccia, cose di questo tipo. Insomma, è una miriade di reperti interessantissima. Nonostante sia del secondo ventennio del Cinquecento, mi pare, così. Però comunque i resti degli arcieri sono identificabili dai resti dell'equipaggio perché la muscolatura ha modificato la struttura ossea Vero. della schiena di questi ragazzi, d'accordo? Che avevano cos'erano, dai 20 ai 25 anni, insomma. Sì. Sì, ho letto un articolo di questo tipo e non pensavo di parlare di questo, altrimenti l'avrei letto 2 minuti prima giusto per dire. No, Ah, beh, questo sono io che ti tradico. precisi. No, ma non c'è problema. È bellissimo comunque parlare di queste cose, anche perché sono molto interessanti. Ma questo dà una concezione, insomma. Quindi sicuramente la rievocazione storica gode di un'influenza moderna che è estremamente romanzata, da quello che la spada, il questo, il quello, l'armatura, il cavallo, il cavaliere, la lancia, il drago, le solite robe. D'accordo? Ma è Bene. senza la balestra. Esatto. Ma questo non è una crociata contro qualcosa, è semplicemente il fatto che era uno strumento da guerra estremamente considerato ed estremamente valutato e estremamente costoso anche al tempo, a quanto pare, perché miseriaccia, ho letto un po' di prezzi di quanto costavano, persino Palazzo Ducale di Venezia, d'accordo, nelle Armerie Reali della Repubblica di Venezia, c'erano circa 1200 balestre in stock. Ok, a inizio 300. Quindi, dagli eserciti della Repubblica di Venezia a inizio 300, che non sono esattamente gli ultimi arrivati, io mi aspettavo, non so, 5, 6, 8.000 pezzi, capito? E invece ci sono soltanto 1.200, 1.300 pezzi, una cosa di questo tipo. Librettini No, che costano, costavano. guardano, puoi dire tante robe ai veneziani, ma no, che fossero poveri, guarda. Appunto, appunto. E quindi è un pezzo estremamente intrigante sotto tantissimi punti di vista. E ha raccolto, accolto, non raccolto, la mia curiosità, insomma, e la mia intraprendenza, diciamo, nel gettarmi in questa avventura faraonica che è trovare reperti, eccetera, eccetera. Dimmi. Anche perché una cosa che mi viene veramente da pensare
è che quando uno parla di balestre, uno c'ha sempre in mente la balestra, appunto. Ma c'è una miriade di diversità all'interno delle balestre, ma proprio a livello tecnologico. Pieno, è terrificante. Ok, allora, per fare un panorama veramente, anzi, per fare un esempio che potrebbe approcciarsi molto bene a come si è evoluta la balestra nel corso del Medioevo, si possono guardare le armature medievali, d'accordo? Se in un primo momento erano più o meno tutte quante cotte di maglia, con una miriade di varianti, perché c'è la variante qua, la mofola qua, e questo e quello, staccabile con il polsetto, il cappuccio fatto così, la ventaglina, già solo nel 1100 ci saranno 40 tipi di usberghi, d'accordo? Ma va bene, ognuno al suo. Ecco, balestra uguale, d'accordo? Però più o meno tutte quante si assomigliano, tra l'altro è difficilissimo, anzi, io credo che sia... Chi non aver mai identificato con certezza una balestra qualsiasi proveniente di quel periodo lì. C'è soltanto iconografia, ma è un argomento che ha già toccato il nostro carissimo amico in un'altra puntata. Allega il link, mi raccomando. Alleghiamo il link. Nel 200 e nel 300 si raffinano e sembrano dividersi non tanto per nazionalità, ma quanto per area geografica di competenza. Per qualche ragione, d'accordo, che io non so spiegare naturalmente, sto soltanto dicendo quello che ho visto dall'iconografia e dai reperti che ho trovato, per qualche ragione che io non conosco si evolve in due modi completamente diversi, in un'area approssimativamente circa mediterranea e in un'area genericamente medio europea e in un'altra area, ok, del nord europeo estremo. Quindi si evolve in tre modalità più o meno differenti, con tutta una serie di varianti, di variabili. E per qualche ragione le armature si comportano esattamente la stessa maniera. L'esempio più eclatante è l'armatura milanese, naturalmente, le botteghe di Missaglia, piuttosto con le botteghe straniere, no? Poi alcune erano prodotte per l'esportazione, e c'è questo anche nelle balestre, tra l'altro, e altre venivano prodotte in un certo modo, e via così, insomma. Quindi ci sono queste... È come se ci fossero delle scuole, non di strategia bellica, ma delle scuole di produzione armiere che si potrebbero distinguere per botteghe piuttosto che per area geografica, insomma. Non saprei dire se è l'area geografica che fa la bottega o la bottega che fa l'area geografica. Che fa l'area geografica. Però io non sono un professore, per carità, non entro in merito. Dico soltanto quello che ho visto, che ho potuto constatare. Le balestre più eclatanti che si trovano in giro, che sono databili con facilità e con una certa sicurezza all'interno del panorama attuale dei musei europei, sono le balestre tedesche. Mm-hmm. In effetti sono le prime che ho identificato e con una certa sicurezza io ero convinto che tutte quante quelle balestre lì, che hanno tutte quante le decorazioni in corno, eccetera, eccetera, e l'arco composito, e sto parlando solo per il 400, ok? Fossero la consuetudine nella, o perlomeno l'unica regola, o quantomeno l'uniche balestre presenti all'interno del panorama dei campi di battaglia europei, o nelle mani dei privati, insomma, nella produzione europea di quel tempo. Non ho fatto una premessa. Mi sono interessato, giusto per cronostoria, a tutta quanta la storia delle balestre, perché è interessante, ma le mie ricostruzioni per qualche ragione si sono sempre fermate al 400, anzi alla seconda metà del 400, e per qualche ragione in realtà sì, sembra indefinito, ma la realtà è che avevo quel periodo, quindi perché c'era un interesse personale. Sì, perché dovrei costruire una palestra di metà 200, voglio dire, a un certo punto. Per quello c'è Marco, naturalmente, no? Quindi... Ognuno al suo. Bene, quindi mi sono ritrovato nella situazione del ricostruire dei pezzi, ok, credendo fermamente che fossero italiani, ma che in realtà, perlomeno mediterranei, perché anche la parola italiana è completamente sbagliata in quel contesto europeo. Però mi sono reso conto che non era così, perché... Se riuscivo a trovare dei reperti che comunque si erano presenti in Italia, però
non ho mai constatato la presenza di questi pezzi all'interno dell'iconografia italiana. E io, quando andavo a guardare l'iconografia italiana, ok, come ad esempio tutti quanti i martiri di San Sebastiano, ok, è molto famoso quello del Signorelli, piuttosto la Gozzoli, la cavalcata dei Magi del 1459, dove ci sono questi due personaggi che seguono, d'accordo? Non entriamo in tutta quanta la parte d'arte e iconografia, altrimenti qua si apre un'altra parte, perché c'è chi dice che sono guardie del corpo, c'è chi dice che sono cacciatori, c'è chi dice che sono... Non fa niente, non diciamo chi è, chi si identifica, perché seguono un signore a cavallo, d'accordo? Che tanti identificano come, ma non importa, perché c'è anche chi dice no, questo non importa. Comunque ci sono due palestre. Ci sono due balestre in primo piano di questi due paggetti molto ricchi, perché hanno dei bellissimi damascati, tra l'altro, quindi si capisce che non sono affatto poveri. E questi presentano nel loro braccio un pezzo che è completamente diverso rispetto alle balestre tedesche che io ho potuto constatare in tutti quanti i musei europei per foto. E io quelle balestre lì, che avevano delle caratteristiche che erano differenti, che erano, diciamo, prive di decorazioni in osso, con un arco in acciaio, poi cosa, e con una manetta squadrata, con una sezione del teniere completamente squadrato e soprattutto senza legatura, cioè l'arco non è legato, cosa? Cosa? Io ho detto, ma come? Ma no! In un primo momento ho detto, ma no, ha sbagliato il Gozzoli, non è possibile. Il classico pittore che si becca tutti gli insulti. Esatto, e quindi dopo un po' però questo pittore mi ha un po', ha confermato le sue cose e ho scoperto con un po' di umiltà, d'accordo, che naturalmente ero io che dovevo dare più retta all'iconografia di quanto dessi retta agli esemplari, d'accordo, presenti nei musei italiani, datati con quella data. E quindi c'era questa cosa che non tornava profondamente, perché nei musei italiani raramente si specifica la provenienza del pezzo, si mette di solito la data, in alcuni musei tra l'altro è sbagliata, ok? O perlomeno io presumo che sia sbagliata, perché adesso io... non è corretto che io dica questo e quello, è sbagliato e giusto, non è corretto. Però mi si stava definendo nella mia testa, come dire, un'idea che forse c'era questa divisione e ho un po' riscoperto, tra virgolette, tutte quante le parti europee. Allora, giusto per capire un po' le differenze di cui stiamo parlando, ho parlato di arco in acciaio e arco composito. Una delle caratteristiche che distinguevano la produzione di balestra nella seconda metà del 400 italiana, mediterranea, rispetto a quella europea, è la presenza dell'arco in acciaio. Per qualche ragione, le scoperte siderurgiche che sono databili, che si sono applicate insomma all'acciaio armonico, o quantomeno, ho stimato una durezza di quegli archi, ma ne parleremo più tardi di quando parleremo di come ho mangiato gli originali. Ho visto che i pezzi che ho preso in analisi... mi sono perso, di cosa che stavo parlando? Aspetta un attimo, perché stavo già parlando al discorso successivo e questo non va bene, mi devo concentrare su quello che stavo saltato. Facendo. Allora, ti stavi, sì. Stavi narrando il fatto di... Vediamo quali sono le caratteristiche che distinguono che differenze. Ma sì, la differenza tra la balestra italiana e la balestra tedesca, ma di cosa stiamo parlando? Ma è ovvio, ma che sbattato, non vogliatemene. No, è che tu giustamente sei talmente appassionato. Io ho un po' sudore con un tendine qua, accidentaccio. Adesso parliamo anche del tendine, ma dimmi te che figure, ma che figure. Va bene, va bene. Dicevo, una delle caratteristiche che comincia a entrare in gioco nelle balestre italiane, una delle caratteristiche di differenza rispetto alle balestre tedesche, sono proprio gli archi in acciaio. Per qualche ragione, ok, sia nella penisola iberica, ma anche nella penisola italica, con due gruppi di provenienza principali, ma specialmente nel nord Italia, direi.
proprio per non stare qua a linkare tutti quanti i nomi delle botteghe che potrei aver trovato, identificato, anche perché tutti quanti i marchi che ho trovato sono diversi dai marchi sulle armi, no? Quindi ci sono degli altri marchi che... Dove sono sti marchi? Da dove arrivano sti marchi? Mamma mia! E tanto se ho trovato due balestre con lo stesso marchio, cioè tantissimo, in due musei diversi, volevo piangere, ho detto non ci credo, è lo stesso marchio, e tipo mi guarda, ma perché ti agiti? È lo stesso marchio! Marchio, so da dove viene, oh mio Dio! Vabbè, non importa. C'è questa presenza dell'arco in acciaio piuttosto che dell'arco composito, per qualche ragione. Poi c'è un teniere che è completamente differente. E facciamo prima a questo punto a prendere una balestra di ispirazione tedesca e farlo vedere direttamente, perché descrivere la parola rimane un po' fuffa, insomma. Lo vediamo dal vivo. Esatto. Oh. Si vede? Ok. Sono di una bellezza sconvolgente, comunque. Ma va. Dai, col martinetto. Ma parlavi della balestra? Pensavo che parlassi di me. No, parlavo della balestra. Una bellezza. Cioè... Pensavo parlassi di me, vabbè, non importa. No, anzi, parlavo del martinetto, pensate, detto. Neanche del martinetto. Però parliamo anche del martinetto. L'ho visto e ho fatto tipo, mamma mia. Allora, sì, tra l'altro questa è l'arco in acciaio, perché sono 8 anni che ho fatto l'arco composito, è dietro lo schermo, dopo lo guardiamo, e non ho mai avuto la pazienza di montare. perché la legatura, bisogna sbrogliarla, eccetera, eccetera. Vabbè. Comunque, parlando della parte che, dicevo, mi compete nel mondo delle balestre, che è quella della seconda metà del 400, è che la balestra tedesca è fatta in questa maniera qua. Ecco. Ha un teniere che presenta vari rigonfiamenti, non è precisamente tutto quanto monolitico, non è rettangolare o squadrato, ha tutta una serie ha un design, insomma, che segue tutta una serie di forme geometriche. Di regole. Che per qualche ragione in alcuni casi ho intuito a cosa servono, perché hanno una funzione. In altri, ti so dire, non ho la minima idea. Tipo, a cosa serve questo ciccetto qui? Guarda, veramente non ho la minima idea. Devo dire che è comodo quando tiro perché faccio così, ma funzioni statiche proprio non le ho trovate. Poi ha una manetta che è tendenzialmente estremamente decorata, è piegata, è curva e segue o con la punta l'uncino in questa maniera oppure con la curva in questo modo qua, segue delle forme estremamente armoniche. Eccola qua, è sporchissima di grasso, lasciamo perdere, infatti non la sto toccando perché è sporchissima. Poi la noce ha la sua sede, eccola qua, ed è legata con uno spago. Legata? Okay. Quindi immagino lo spago è passante nella noce. Esatto. Se io taglio questo spago, la noce esce. Ok? Mm-hmm. E non c'è nessun perno all'interno. Ci sono un sacco di rivocatori che mettono il perno in acciaio e poi lo martellano, così la noce gira libera sul perno. Non ho mai visto un originale. Ne ho smontate, non dico tante, ma posso garantire che tutti quanti gli originali non hanno mai il perno. E non c'è nessuna fonte né iconografica, né scritta, né documentale che mi parli di perno di noce, insomma. Quindi è una delle cose che ho scoperto anch'io, nel senso. Poi il perno perché, della manetta... Se uno ci pensa è controintuitiva, perché ti verrebbe elogio di dire c'è questo organo che deve ruotare, ci metti il perno. Esatto. Ed è esattamente così. È assolutamente intuitivo il fatto che ci sia un perno, però non c'è. E dopo parliamo anche del perché. Poi c'è il perno della manetta, ok? Poi c'è il corno intorno alla noce, questo è praticamente sempre presente, è curvo, e c'è un osso o un corno, d'accordo, che coinvolge sempre il foro del perno della manetta. Poi ci sono alcuni rinforzi tendenzialmente che vanno qui sulla legatura, eccetera, eccetera. Poi qui non c'è l'arco composito. Qua invece c'è una legatura in lacci di cuoio
che è intrecciata in questa maniera qua, è abbastanza tipico per le balestre tedesche. Praticamente quando la vedi sai che è tedesca perché l'italiana proprio non ce l'hanno. E da quello che ho potuto constatare io, l'unica utilità che ha questa parte qui di fatto è quella di proteggere le corde in canapa. Ok? Tu immagina di avere una protezione in metallo sul piede, di mettere il piede all'interno della staffa e inevitabilmente andresti a rovinare le corde ed è pericolosissimo rovinare queste corde. Se saltano quelle è la fine. È pericolosissimo. Poi ha un codolo. Si vede la sezione semitriangolare, ha un codolo coperto in osso, ha una struttura in osso che va fino in fondo. Eccola qua. Questa ha due sistemi di caricamento integrati, come è presente in tante. Qui c'è il gancio per la cintura di Sansone. Ok, quindi mi metto una cintura, un gancio va qui, è una carrucola con un rinvio, quindi alzi la metà della forza della balestra, agganci questo. Piede, quindi hai Di metà sul piede. gambe. E tu con le gambe riesci a gestire il carico e poi anche il perno per utilizzare il martinetto. Visto che ho entrambi, mi sono detto: ma sì, mettiamoli entrambi, eccetera, eccetera. Insomma, già che ci siamo. Comunque c'è di una bellezza allucinante. Ok, eccola qua, un po' più leggera. Si vede che è un po' più formosa, insomma, si vede che è tutta un po' più curvata, eccetera, eccetera. Allora. Lo scopo delle parti ossee e perché la balestra tedesca è fatta così? Beh, bisognerebbe vedere da cosa nasce, d'accordo? Però no, se no è troppo Però facile. sono troppo facile. Cavolo. Saltiamo. Cavolo, è troppo facile. Olà, anche perché di balestra io del 1003 e del 1002 non ho mai costruite, quindi olà, si va direttamente a quella del 1004. Mi spiace. Alle Allora. 400, via. Si capisce che qui le decorazioni sono estremamente onerose, estremamente complicate, estremamente difficili e insomma, diciamo, sono una grandissima da fare, è tanto Ma bella. infatti, cioè, io già mi sto immaginando lì le ore di lima per intarsiare tutta la roba. Cioè, io adesso non so chi sta vedendo il video, quanta dimestichezza ha queste cose, ma è tipo, cioè, la follia. Cioè, No, una no, di vabbè. quelle cose ci vogliono giorni per far combaciare tutto. Sì, no, no, ci vuole veramente un po' di pratica. Comunque, il punto è che a un certo punto il motivo di questi inserti in corno chiaramente non è prettamente estetico, è fondamentalmente statico. Cioè, per la qualità esecutiva di un teniere di una balestra, chiamiamola tedesca perché le chiamo tutte quante alla tedesca, d'accordo? Ma questo non significa che venivano prodotte soltanto all'interno dell'area tedesca, mi raccomando. Poi tutte quante le ho potuto constatare che ogni tipo di decorazione varia da scuola in scuola, eccetera, eccetera, ognuno la sua, eccetera, eccetera, insomma. Nessun problema. Tutte quante hanno uno scopo strettamente strutturale. In effetti, cominciamo con una delle più intuitive. Qua, se io tolgo la noce, ok, si capisce che durante lo sforzo di caricamento io ho un punto di forza qui, ok, non so, 100 kN qua, 100 kN è difficile, magari lasciamo perdere. Comunque ho uno sforzo di caricamento in questa direzione qui e uno sforzo di caricamento che va a contatto e scarica nel punto in cui appoggio il mio arnese. Quindi nel caso della cintura di Sansone è questo e nel caso invece del martinetto qui presente è questo. Ok, questo che cosa significa? Che se questo preme in questa direzione, questo tira in quest'altra direzione, considerando che la noce è come se non ci fosse perché di fatto è un vuoto all'interno della struttura del teniere, questa parte qua deve essere rinforzata. Ok, perfetto. E qualcuno ha detto mettiamoci del corno. Poi, il perché ci sono queste punte? Ok, le punte non servono a nient'altro che a far prendere meglio la colla. O meglio, la colla non è che prende meglio grazie alle punte, ma diciamo è aiutata dalla geometria perché fanno un po' da incastro, generano una resistenza. Infatti, a volte si trovano così. Qua quando l'avevo fatto non avevo ancora capito perché erano fatte in questa maniera qua. Avevo capito a cosa Erano servivano solo queste belle. lucette.
avevo capito cosa servivano le guancette, però non avevo ancora capito quanto il design di questa parte qua fosse importante. In alcune balestre le troviamo addirittura al contrario, che vanno verso l'avanti, perché in questo modo il corno scarica e viene impedito alla balestra di scivolare, di far scivolare via le guancette, insomma. In effetti è successo che ho visto delle balestre fatte male, per fortuna di altri, a cui sono partite le guancette laterali, perché la colla non ha resistito, a un certo punto, ed sono partite, sono andate nei boschi e via. E vabbè, non è successo niente, comunque va bene. Il perno invece della manetta è appoggiato sempre rinforzato dal corno nei due lati, ma questo è abbastanza intuibile perché nel momento in cui la noce spinge in questa direzione, ok, quindi la corda è armata, la noce è come un giunto sferico, ok? Quindi se io imprimo un senso di rotazione qui, quindi un momento torcente in questa direzione, quello che lo blocca di fatto è la manetta, che non fa altro che puntare con una con un perno qua sotto la corda e tenerla ferma e impedire il momento torcente di far girare la noce. Perfetto, quindi si evince scarica tutto. Sì, per forza, assolutamente. La stessa identica forza che ho in questa direzione, io ce l'ho in questa. Non è proprio la stessa perché vale il principio della carrucola, quindi ne ho una parte all'interno della noce che scarica sulla guancetta in osso e una parte invece che va in giù. Ma comunque si capisce che è un punto debole che doveva essere rinforzato. E per questa ragione praticamente tutte le balestre tedesche che io abbia mai visto hanno questa parte qua rinforzata, con placchette di corno più o meno grandi, più o meno decorate, eccetera, eccetera, ma sempre, sempre, sempre rinforzate. Ok. La parte posteriore invece, anche questa è rivestita completamente in corno e serve fondamentalmente per coprire i lavori di scavo difficilissimi, grandissimi che devi fare. Per qualche ragione ai tedeschi piaceva questa parte qua, piccola, ovvero la parte in cui si vede che è forato e la manetta entra dentro. Ecco, naturalmente per poterla realizzare io devo scavare fino a qui. Quindi tutta quanta la parte Doveva entrare. tiene via il fango, la sporcizia, tutte quante quelle cose che francamente non fanno bene. Le italiane sono completamente diverse su questo punto ed è importante che facciamo una scarrellata su tutti quanti i lati così dopo vedremo la differenza. Mentre la guancetta superiore qui ha un perno e impedisce, appoggiandosi su questa superficie qua ossea, lo spanciamento del teniere. Uno dei problemi più grossi che hanno tutte le balestre. Tutte quante, infatti, qua lo dico, qua lo nego, qualsiasi balestra, ok? Tu vada a vedere in qualsiasi museo di qualsiasi epoca, ok? Probabilmente, non certamente, ma probabilmente, qui ha una crepetta, sempre. Per qualche ragione si crepano un pochino. Non tanto, a volte non è neanche così particolarmente vistosa perché ci sono tutta una serie di accorgimenti, eccetera, eccetera, ma molto spesso è presente una piccola crepetta. A volte sono molto grandi, arrivano fino a qui, eccetera, eccetera, insomma. Queste due placchette ossee qua, che sono ancorate appunto con un rivetto, non fanno altro che chiudere. E fin qua ci siamo. Poi, perché la forma della pista è fatta in questa maniera qui? Ok? E qua si apre un'altra. Madonna, anni e anni a pensare sul fatto che la corda in questo modo, perché fatalità è nel punto in cui la corda si ferma, Si che ferma. faccia sempre meno attrito, che sia più veloce, qua là su e giù. No, ho provato lo stesso arco su questa cosa, stessa velocità d'uscita, insomma, della verretta. Quindi proprio no, non c'entra con le prestazioni meccaniche e fisiche dell'arco, sia che sia composito piuttosto che sia in acciaio. Il motivo è un altro, serve semplicemente perché la noce, spingendo sulle parti ossee, spinge anche sulla pista. Spingendo sulla pista, ok, una geometria che non sia tutta quanta lineare, rettilinea, aiuta a far sì che la pista rimanga ferma. Perché le placchette in osso qui, in alcuni casi,
Potrebbero, quando la colla ad esempio fallisce perché c'è l'umidità particolare, possono staccarsi, possono rompersi, possono muoversi. Allora farle incastonate, farle incastrate in modo tale che funzionano come a cuneo, perché si vede che è una V, insomma, funzionano a cuneo, le tieni in posizione. Non sarebbe stato così il contrario, infatti, no? Perché sarà il contrario, è evidente che sarebbe usciva. Ma visto che nella concezione medievale, d'accordo, come abbiamo visto, le punte servono per disperdere la forza, una punta tozza che si incastra lì e sta ferma, questa è esattamente l'applicazione di questo principio. È tutto molto molto semplice, no? Molto basic. Però queste sono mie ipotesi, naturalmente, non voglio insegnare niente a nessuno. Però l'esperienza nella costruzione e nella distruzione di balestre, perché man mano che questa l'avrò riparata almeno 8 volte, perché non è che una cosa si costruisce ed è eterna, col cavolo, no, specialmente questi aggeggi qua, non devi fare altro che perfezionarli e perfezionarli. Man mano che si rompono, o perlomeno che richiedono riparazioni, si vede dove chiedono più riparazioni, si vede dove ho esagerato con le proporzioni, perché in effetti qua ho usato un tondino da 10 mm di spessore, mentre tutti quanti gli originali sono da 5 mm. E mi sono detto, no, più grande è, più resistente. Più regge. È vero, ma non serve. Non serve, perché il carico applicato su questo perno qua non è così grande. E allora ho scoperto, con il tempo, che sono arrivato a una misura più decente. Ho verificato staticamente, con un paio di conti di ingegneria, le cose che ho trovato sugli originali, le dimensioni che ho trovato sugli originali, così sono arrivato a delle conclusioni, insomma. Ecco, insomma, quindi questo genericamente, d'accordo, a eccezione dell'arco in acciaio, ok, è una balestra tendenzialmente tedesca. Un attimo, e adesso parliamo del compagno della balestra tedesca. Eccolo qua. Questo, ok, è un arco composito, ovvero è l'unico arco presente, d'accordo, in tutte le balestre di tutta Europa, ok, fino alla fine del 300, inizi 400, ovvero tutte quante le balestre avevano questo tipo di arco. Non necessariamente con questo tipo di design, perché questo è puramente tedesco. Ad esempio, ci sono tantissimi dipinti italiani, di iconografie italiane, che fanno vedere questi archi qua. E, beh, vabbè, uno ad esempio è la Battaglia di San Romano, okay, dove si vedono queste balestre gigantesche, che potrebbero anche essere presumibilmente di legno, ma non importa comunque. Però fanno vedere comunque un design, che è un pattern che è completamente diverso rispetto a questo. Poi in Italia avviene l'innovazione dell'arco in acciaio. Ma visto che siamo sul pezzo, diciamo, che cos'è un arco composito? Allora, io qui ti apro una parentesi prima che inizi, che ho detto anche il tempo di ordinare le idee. È meraviglioso, perché sto ripensando all'esempio che hai fatto prima, che tu, che tu dicevi del è come l'armoraro, che deve fare tutte le armature di stili diversi, eccetera. Secondo me tu sei un passo oltre, perché se devi maneggiare l'osso, il corno, il legno, la statica, l'arco in acciaio, l'arco composito, che sono materiali diversissimi, tu non sei soltanto l'armoraro, tu sei l'armoraro che deve fare sia le cotte di maglia, sia le armature di piastre, e anche un po' di lino torax, perché fa sempre bene. La lino torax, è vero, me l'avevo dimenticata, cacchio. La lino torax, porca miseria, che armatura quella. E non dimenticarti le lamellari, dove le lasciamo? E le lamellari, perché se no... Scusa, senza lamellari dove andiamo? L'armatura più sottovalutata nel campo della storia, secondo me è fantastica, Dio, fantastica. Anche l'armatura a scaglie, le brigantine, di cosa stiamo parlando? Che belle le brigantine. Beh, sicuramente sì, questo è sicuramente uno dei motivi per cui ho avuto delle difficoltà ad annoiarmi nel campo delle balestre, perché non sono mai riuscito a lavorare con lo stesso materiale per più di una giornata, perché comunque devi lavorare sia il legno, che il corno, che l'osso, che il tendine, che tutte quante le colle animali possibili, immaginabili. Devi anche costarti le colle animali, quindi
Oppure bisogna piegare alcuni, beh, non è necessario, però a volte ho piegato anche il legno a vapore, d'accordo? Perché per fare alcune componenti degli archi compositi è opportuno fare queste cose qua. Sì, è sicuramente un ambito in cui non ci siamo, non si finisce mai. A un certo Cioè, punto un arrivi arco alla fine. composito è una di quelle cose proprio tipo. Esatto, e dici, ma perché? Perché? L'ho fatto perché? Non potevo appassionarmi al calcio come tutti, perché? Il calcetto. Guarda, il No, calcetto cioè. con gli amici era tutta la fine del mondo, era fantastico. Ma sì, ma io quando ho parlato l'altra volta con 25 piloti, cioè, già soltanto la colla. Io ho provato 3 volte in vita mia a utilizzare la colla di tendine di coniglio. E ho detto ok, mai più nella vita. Puzza, è facile sbagliarla perché a volte vai sopra la temperatura massima accettabile, che ricordo è 60 gradi, d'accordo? Quando vedete su YouTube che è in bagnomaria e sta bollendo, quella non è colla di È coniglio, andata. ok? Ci sono un disastro di colle, c'è la colla di zoccoli, c'è la colla di tendine, c'è la colla di cosa? La colla di pelle di cascame di coniglio. Mi raccomando, non sopra i 60 gradi, mi raccomando. State sempre sui 50 per avere un certo lasco, altrimenti dopo le proteine si scindono e non, È il andata. collagene va a farsi benedire, non incolla perché non c'è più collagene. Ok. Sì, stavamo dicendo che cos'è un arco composito, giusto? Mamma mia, questa è veramente. Per fortuna, guarda, ci ha già pensato Marco. Una volta, insomma, per fortuna che ne ha già parlato lui, quindi metti il link, lui è C'è il bravissimo, link, quindi. ne ha appena costruito uno anche lui, è tanto bravo, gli voglio tanto bene, lo saluto. E, Guarda, però io ci sarò un bis con lui, già ho prenotato, c'ho un bis con lui proprio perché ha completato la palestra, assolutamente. quindi. Guarda, facciamo pure un trisoma. No. Un No, no, trisom. no, 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 va bene. E lasciamo stare le battute che mi vengono spontanee sul trisom, lasciamo perdere perché magari ci sono dei minori che guardano sta cosa, quindi non importa. Allora, cos'è un arco composito? Prima, come stavo dicendo prima, dei primi anni del 400, non c'è una data definita. Io ho un documento che parla di archi in acciaio degli anni 20 del 400, d'accordo? Ma questo non significa che nei 410 non lo conoscessero già, che non esistesse, che non stessero già facendo esperimenti, eccetera, eccetera. È legato sicuramente a qualche tipo di scoperta siderurgica, perché è un acciaio estremamente raffinato. Okay? E, non ho potuto constatare alcun segno di saldatura, quindi non è un acciaio damascato, ripiegato 100 volte, è qualcosa di diverso. Negli archi che ho trovato, non ho proprio trovato. È un sistema di forgiatura che non ho ben chiaro esattamente e non ho idea del perché sia stato scoperto soltanto all'inizio del 400, d'accordo? Anche perché l'elasticità delle lame comunque è sempre stata una cosa ben nota fin da un sacco di tempo e quindi per qualche ragione, ok? Verso la fine del 300, inizio del 400, l'acciaio è andato particolarmente puro, particolarmente efficace e particolarmente idoneo per svolgere questo ruolo. E non so dire perché, ho delle idee, ma me le tengo per me, nel senso che non voglio dire castronate, eccetera, eccetera, perché c'è tutta una storia. Qui si apre la storia della siderurgia, ma ne parliamo in un altro video, d'accordo? Perché sennò. Ok, prima di questo c'era l'arco composito. L'arco composito, dal punto di vista strettamente tecnico-meccanico, è conosciuto da prima della storia. Okay? Wow. Quindi è una tecnologia preistorica. E fin qua lo sappiamo. E, banalmente, è costruito in questa maniera qua. È diviso in più parti, d'accordo? È diviso da una parte che regge la compressione, ok, di quando si tende l'arco. La corda va in questo lato, anche se la curva Lo farebbe vediamo. pensare il contrario, ma questa è una controcurva, ok? L'arco va precaricato, montato, infatti ci sono le doppie nocche,
poter mettere prima la corda bastarda e poi la corda definitiva nella nocca più interna. Ok, la parte interna verso il tiratore è fatta di corno. Purtroppo devo dire che non ci sono più i bufali di una volta nel panorama europeo, quindi le corna sono corna di bufalo importate, quindi pazienza, ce la mettiamo via e vabbè, pazienza. C'è un tipo di corno che era particolarmente idoneo per che è presente praticamente su tutti quanti i reperti di balestra, che è il corno di stambecco o il corno di ibex. E fatalità, c'è uno studio della popolazione, per qualche ragione qualcuno ha studiato, io mi chiedo perché e come ho fatto a trovarlo, tra l'altro qualcuno ha studiato la popolazione degli stambecchi nel 400 europeo. Cosa? Davvero? Ma come, soprattutto? Ma come ti è passato per la testa di fare uno studio del genere? Ma che, ma anche te, ma Calcetto no? Niente. E io che contento che ero di averlo trovato anche, ma che bello, me lo sono letto tutto, bellissimo. Lo stambecco alla fine del 400 è praticamente quasi arrivato alla estinzione, quasi arrivato all'estinzione. E in effetti è un animale che è estremamente legato con la storia delle balestre, dei balestrieri, perché spesso, molto spesso, nei marchi dei fabbricanti piuttosto che piuttosto che nelle compagnie di venture esclusivamente dedicate al tiro ai balestrieri, è presente lo stambecco, cioè è un animale che è strettamente legato a questo e a perlomeno la sua identificazione, insomma, e fanno capire molto bene che dove c'è stambecco ci sono balestre. E in effetti non è un caso, secondo me, che le aree geografiche di presenza della balestra in Europa coincidono con le aree geografiche di presenza degli stambecchi. Non lo è, insomma, a questo punto possiamo dire che non è un caso, insomma. E fare delle corna con fare un arco composito con le corna di stambecco attualmente è assolutamente improponibile e impensabile, perché è una specie protetta, quindi il capitolo è chiuso. E... Ma cosa avevo di particolare le corna di stambecchi? Per un fatto che sono molto lunghe, sì, non so, io sto tentando di ricordarmi come è fatto uno stambecco e mi pare che abbia le corna molto lunghe e dritte più o meno. No, molte. Sono curve, ma comunque non è un problema raddrizzarle, naturalmente. Però la caratteristica fisica delle corna di stambecco è piuttosto una cosa chimica, nel senso che le corna di mucca, ad esempio, hanno la tendenza allo spogliamento. Non so se ti è mai capitato di fare guancette, eccetera, sì, eccetera. Sì, sì, sì. Basta prendere una punta da trapano, tu fai il foro, è tutto bello compatto e intorno vedi che si formano delle aree di traslucenza in cui si gonfia e tu dici, ma porca miseria, eppure sono andato piano. Ecco, non c'entri. Comunque il trucco per evitarlo è fare i buchi con la punta da fresa. Questo è un segreto, eh? Segnatelo. No! Perché la punta da trapano che ha gli inviti, mm-hmm, con le due puntine che hanno, mi pare, 130 gradi l'una dall'altra. Sì, fanno, sì, sì. Fanno tra virgolette un po' da, le due puntine laterali fanno da asportazione di trucciolo verso l'alto, ok? Quindi fanno un po' un effetto da vite, fanno un po' l'effetto vite e quindi questo tende ad alzare tutti quanti i lati delle cose. Tu lo fai con la fresa invece, e quello non c'è nessun tipo di vite, il taglio è deciso, è netto, sì, sì, sì. E va giù e asporta praticamente un disco completo e basta che vai molto piano, giri possibilmente abbastanza veloci, se riesci a impostarlo dagli 800 in su, giri al... Vabbè, insomma, ne parleremo in un altro video. E quindi ho scoperto anche questa cosa. Che se ti capita. Se ti capita. Quindi sono corna molto compatte e non si sfogliano. Più non sono... purtroppo non sono... anzi, le corna di bufalo non sono buone come le corna di stambecco, ok? Perché sono qualitativamente superiori, ok? Mm-hmm. E sono comunque sempre molto, ma molto più grandi, perché le corna di stambecco, uno stambecco che ha 10 anni di vita, può avere delle corna che arrivano fino a 80-90 centimetri, d'accordo? Boh. Che è dimensione, fatalità, di un arco composito. Quindi ti risparmia un sacco di lavoro sui giunti, ok? Purtroppo occorrono 10 corna di stambecco per fare un arco composito, circa,
pressa poco. E questo ti lascia cinque stambecchi. Cinque stambecchi per fare una balestra. Ecco, questo lascia intuire perché persino nell'armeria di Palazzo Ducale di Venezia a inizio 300, quindi in un'era contemporanea agli archi compositi, c'erano 1200 balestre massimo. Facciamo un rapido conto di quanti stambecchi, ma wow. si capisce perfettamente, d'accordo, che comunque il prezzo della balestra era giustificato dall'enorme quantità di sì, non solo di stambecchi, anche di altre cose. Conaggio. Vabbè, per non parlare dei cervi per fare le noci, per non parlare di questo per fare quel, quindi vabbè, diciamo che l'ambientalismo una volta non era una cosa molto identificata, vabbè, non importa. E poi nella parte superiore, ok, quindi la parte che va verso il bersaglio, c'è il tendine, d'accordo? Il tendine che si presenta in modo naturale così. Ok, questo è un tendine estratto, okay, dalla capsula, viene tolta la capsula, e si martella, il tendine si gonfia, si sfibra, d'accordo? Ogni fibra viene raccolta singolarmente e vengono pettinati, insomma. Ok, una volta pettinati, questi vengono incollati direttamente sul corno oppure su un legno, se c'è previsto che all'interno dell'intercapedine intermedia ci sia il legno che fa parte delle distanze, insomma. È molto più raro sulle balestre piuttosto che sugli archi è assolutamente indispensabile. Nelle balestre invece può anche essere semplicemente corno e tendine. Ok. Una volta incollate queste cose qui con tutta una serie di tecniche lunghissime, lunghissime, che ci ho messo anni a impararle, perché tu impari a gestire la colla, ok, bene, sai fare un arco composito. La parte meccanica di assemblaggio è molto semplice, ma la colla è devastante, è devastante, perché a parte il fatto che bisogna attendere la polimerizzazione del pezzo, quindi una volta terminato occorrono praticamente 10 mesi di attesa circa, di stagionatura. Oh. Sì, altrimenti tutti quanti... E comunque la percentuale corretta di periodo per la polimerizzazione non è completata dopo 10 mesi. Diciamo che dopo 10 mesi si può iniziare a usarla tranquillamente, ma è molto meglio aspettare 1 o 2 anni. Tirano decisamente meglio, resistono di più, hanno una vita più lunga, eccetera, eccetera. Quindi qui rientra il discorso che dicevi prima, cioè non potevi avere una produzione di pezzi così massiva, perché oltre ad aver decimato gli stambecchi devi anche aspettare... Sì, sì, no, ma in effetti si prestano molto bene alla produzione seriale, nel senso che quest'anno faccio 100 archi, faccio 100 archi all'anno, li raccolgo fra 2 anni, come mettere via il vino, insomma... Però è una cosa che non si ha subito. E in effetti c'è un libro che parla proprio di questo, sui tentativi della messa in produzione seriale delle balestre composite alla fine del 1100, all'inizio del 200 a Londra, nella Torre di Londra per la precisione, con l'importazione di svariati artigiani che lavoravano prima a Genova, poi piuttosto che in Germania, insomma, e venivano pagati benissimo, d'accordo. Uno era addirittura musulmano, era definito il Moro, qualcosa del genere, ma se vogliamo i nomi dopo li troviamo. E venivano pagati tantissimo, erano gli artigiani più qualificati in assoluto e ci hanno messo più o meno 20 anni per riuscire ad raggiungere un livello qualitativo sufficiente o quantomeno a far avviare una produzione tale per cui si potesse diminuire l'importazione delle balestre genovesi che venivano vendute nella Torre di Londra. Ci sono documenti su documenti che fanno vedere che le balestre italiane, o perlomeno meglio, genovesi, ok? Perché quando si parla di balestre nel panorama europeo medievale si parla sempre di balestre genovesi. Per qualche ragione persino i veneziani definivano alla genovese le balestre che avevano loro, perché era un modello, non so se mi spiego.
anche se non penso che ne andassero così orgogliosi di questa definizione, ma comunque. Però ci sono tutte queste sfumature, venivano così talmente apprezzate per la funzionalità che di fatto comunque buttano gli standard per definire le caratteristiche principali di quella che è la balestra italica, quella che dopo ho scoperto che è la principale competitors della balestra tedesca che abbiamo appena visto. Aspetta un attimo, ma... tamponare. Poi qua abbiamo un arco composito ed è il motivo perché in realtà una volta che si impara a costruire le balestre composite, gli arconi compositi da balestra, il passo del costruire un arco composito è così breve, così immediato che non ci sono particolari difficoltà, anche perché come dicevo prima l'unica cosa che conta davvero è la gestione della colla e tutto quanto il resto avviene da sé, ma bisogna veramente studiare la densità della colla, le fasi di applicazione di questa, come evitare le bollicine, come evitare questo, il calore da dargli, l'umidità relativa in cui farla asciugare, è veramente veramente impegnativo. C'è un ottimo libro tra l'altro che ho consigliato, che mi va proprio di consigliare, che si chiama, se qualcuno vuole imparare a fare archi compositi, non da balestra, perché per quello non c'è ancora un libro, di questo tipo qua, ok? Io ho letto questo libro e ho costruito quest'arco, nel senso non è un bel archetto, fa una 45 libre, è molto rapido, molto veloce, e, eccolo qui, si chiama Ottoman Turkish Bow. La copertina è questa qua, si vede malissimo naturalmente, si chiama Ottoman Turkish Bow, con un manufacturer bla bla bla, è in inglese però comunque spiegato estremamente bene tutta una serie di casistiche e c'è una bellissima analisi dei reperti originali, il tizio che ha scritto quel libro lì ha smontato 100.000 archi dentro l'armeria, dentro l'armeria di Istanbul a quanto pare, beh non ha smontati, diciamo che li ha potuti analizzati. Sì, tanti sono rotti, quindi li ha visti, insomma. Ce ne sono parecchi tra l'altro anche a Palazzo Ducale di Venezia e ce ne sono parecchi anche un po' dappertutto, insomma. Sono un po' messi in disparte perché secondo me non vengono capiti nella capacità che hanno. Comunque la balestra composita, come tutte quante le armi composite, hanno un grandissimo vantaggio rispetto all'acciaio e rispetto anche al legno, che è l'immensa potenza rispetto al peso che hanno. L'energia che può sprigionare un arco composito, parlando di libre, insomma, c'è un mio grandissimo amico che si chiama Andreas Bichler, ed è il signore in terra degli archi compositi da balestra, d'accordo? Lui sa tutto, lui ha provato a costruire tutto e ha fatto tutti gli esperimenti che una persona può immaginarsi. Lui e nessun altro sulla faccia della terra, a quanto pare, perché non so. Adesso c'è Marco che ne ha costruito uno, e ci sono io che ne ho costruito uno lì 5 anni fa che devo ancora montarlo, ma... ce n'è qualcun altro che ha provato in giro per l'Europa, ma come ne ha fatti lui? Lui ne avrà 30, cioè è fantastico. Oh. Ha un campionario e tra l'altro ha una esperienza maturata fantastica perché tanti si sono rotti, li ha riparati, ha visto dove li ha riparati, ha capito quali sono le parti migliori del corno da utilizzare, eccetera, eccetera. Quindi è veramente un pro. E dagli esperimenti che faceva, comunque la resa dell'arco composito rispetto a un arco in acciaio, diciamo che l'acciaio ha il 40% in meno, quindi wow. Balestra da 1000 libbre, ok? Una balestra in acciaio da 1000 libbre, tu ti immagini che cosa potrebbe fare, no? Ok, una balestra in composito da 1000 libbre fa una resa energetica del 40% in più. Wow,
mostruosa. Per velocità di chiusura, cos'è? In realtà il fattore elastico, la restituzione elastica dell'acciaio è estremamente simile rispetto a quella dell'arco, ma quello che differenzia davvero questi due tipi di archi è il peso. Perché ad esempio la balestra che ho alle spalle, ok, quella... Il super mostro. Quella bestiola lì dietro. Sì, aspetta, perché ora sono distante, sembra piccola, ma se mi avvicino... Ecco, mio se Dio! Mi avvicino, sì, è mostruosa. Dopo la prendiamo in considerazione attentamente. Lei fa 1350 libbre, mi pare. Oh. E non è la più grossa che ho trovato. Mamma mia! Lei fa questo libraggio qua, è un cavolo di cannone, l'ho provata, buca qualsiasi cosa, è mostruosa, cioè... è assolutamente mostruosa, ok? E comunque non è la più grossa che ho trovato a Palazzo Ducale di Venezia, ok? Quando sono andato a misurare un po' di reperti. Era una media. Io stimo che le più grosse che ho visto dovrebbero toccare le 2000-2500 libbre, perché tu ti rendi conto che... lo spessore è esponenziale, no? Quindi questa qua fa, mi pare che faccia 12 o 13 mm di spessore dell'arco. Dell'arco. Okay. E, a Palazzo Ducale ne ho vista una che ne faceva 19 e ho detto, ma come fa a piegarsi? Mamma mia! Ma come fa a piegarsi? Ma non può essere, ma non è possibile. Mamma mia! E così via, insomma, e così via. Quindi non sono esattamente delle armi, cioè non è la concezione che abbiamo oggi del fucile, capisci? È l'equivalente del fucile antimateriale medievale, capisci? Cioè, no, ma poi, cioè, porca miseria, ma non voglio arrivare a 2000 libbre, cioè 1000 libbre che ti scarica addosso una bestia del genere, ti porta via te, il cavallo, l'amico dietro, il cavallo dell'amico dietro. Ma il punto è proprio questo, che comunque per qualche ragione quando sono nate le balestre in acciaio hanno completamente modificato anche le dimensioni in sé della balestra, perché si permette di avere una balestra estremamente piccola, d'accordo, con una resa estremamente inefficiente per via dell'arco in acciaio, che comunque nella massa inerziale, come dicevamo prima, soltanto lo sforzo di portare via... lento. È lento. Perché è pesante. Tutto qua. Alla fine i valori di restituzione dell'energia sono simili, non uguali, ma simili, ma il fatto che lui sia così lento purtroppo lo rende estremamente inefficace, però lo rende allo stesso tempo molto meno soggetto a variazioni di potenza con l'aumento del peso del berrettone, ok? Ovvero che è talmente ampia la massa che puoi buttarci su il berrettone che ti pare, non gliene frega un cavolo, lui lo spinge in avanti con un siluro, non gliene frega niente. La velocità rimane quasi la stessa, però per un mezzo MV quadro l'energia cinetica aumenta naturalmente. È molto più importante che la velocità sia elevata, perché la velocità è elevata al quadrato, però comunque si aumenta quello che si può. Quindi, sì, ma si aumenta quello che si può. Quindi sono archi che sono estremamente inefficaci, inefficienti dal punto di vista strettamente meccanico. E, quindi ci troviamo magari che abbiamo delle balestre che sono estremamente più piccole, ok? Ne faccio vedere una più piccola adesso. Questa qua. Mm-hmm. È piccolina. Ok, giusto per farla capire, sempre misure prese, eccetera, eccetera, quindi non mi sono mai inventato niente qua. Però quella palestra lì fa 950 libbre, d'accordo? Perché è molto piccola, ma il fatto che sia piccola allo stesso tempo la rende molto inefficiente, però ha il vantaggio di essere piccola, quindi può essere utilizzata a cavallo. E non è una banalità, insomma. E, in effetti, nonostante la potenza sia praticamente è paragonabile, perché ci sono soltanto 300 libbre di differenza circa tra quella grande e quella piccola, la differenza sul bersaglio è assolutamente abissale,
la piccola ha anche una corsa, sì, estremamente più ridotta, che comunque per quanto sia potente, per quanto sia eccetera eccetera, dà un'energia al berrettone che è comunque più scarsa rispetto a questa, che ha 30 centimetri di corsa, per farci capire, insomma. Quindi è una cosa completamente differente. Stesso principio si può applicare all'arco e alle frecce. Noi sappiamo che un arco da 100 libbre è vero, buca tanto quanto una balestra da 450. E questo è un paragone che tante persone su internet hanno constatato e su cui hanno fatto diversi esperimenti. Ad esempio, mi va di citare Todd Staff, Sì. che lui fa un sacco di esperimenti che sono molto interessanti, d'accordo? Alcune repliche mi piacciono, altre no, ma comunque gli esperimenti che fa sono veramente tutti quanti molto interessanti, come la cera d'api sulla punta dei berrettoni piuttosto che altre cose. E lui ha constatato il paragone di perforazione tra una balestra di questo libraggio e un arco, e ha constatato, andate a vedervi i video, così su tutte quante cose molto Li interessanti. linkiamo anche quello. Linkiamo pure loro. Quindi c'è tutta una sorta di bilancio che in realtà non è affatto semplice da capire. È un'arma che va completamente reinterpretata secondo la logica medievale, perché ha sicuramente una miriade di difetti, ma dei pregi che sono notevolissimi. Ok, ci fermiamo qui. Direi che la prima parte è stata bella lunga, densa di informazioni. Abbiamo visto tantissime cose, tanti link. C'erano in giro per il video, il resto li lascio nella descrizione. E niente, se vi è piaciuto il video, un bel mi piace, seguitemi sul canale e al prossimo pippozzo.